Serpente a sonagli. Si chiamava Andrea Steiner. Le piacevano i film, ma non gli uomini. Niente di strano, il padre l'aveva violentata la prima volta a 8 anni e aveva continuato per altri 8. Alla fine lei aveva detto basta, facendogli scoppiare i testicoli come 2 palloncini con il ferro da calza della madre, che poi aveva conficcato, grondante sangue, nell'occhio sinistro del padre padrone. Con le palle non era stato un problema perché l'uomo stava dormendo, ma il dolore l'aveva svegliato, nonostante la mano leggera di Andrea. Però lei era una ragazza robusta e il genitore ubriaco. Era riuscita a schiacciarlo sotto il suo peso giusto il tempo necessario per infliggergli il coup de grâce. Andy aveva compiuto 32 anni, ovvero 8 volte 4, e vagabondava per l'America. Proprio quando un ex attore aveva preso il posto del coltivatore di noccioline alla Casa Bianca. Il nuovo arrivato aveva i capelli tinti di nero e il sorriso seducente, ma infingardo da vecchia stella del cinema. Andy aveva visto in televisione uno dei suoi film, nel quale il futuro presidente perdeva le gambe dopo che un treno ci era passato sopra. L'idea di un uomo mutilato la stuzzicava, perché non sarebbe mai stato in grado di inseguirla e stuprarla. I film erano il massimo. Ti facevano sognare. Si poteva sempre contare sui popcorn e su un lieto fine. Se ci andavi con un uomo diventava un vero appuntamento e il biglietto ti veniva offerto. Quel lungometraggio in particolare era niente male, con tanti combattimenti, baci e la musica a tutto volume. Era intitolato I predatori dell'arca perduta. Il tizio con cui era uscita le teneva la mano sotto la gonna, in mezzo alle cosce nude. Nessun problema. Una mano non era un pisello. L'aveva incontrato in un bar, come gran parte degli altri. Le aveva pagato da bere, ma un drink gratis non era un appuntamento. «E questo che cos'è?» le aveva domandato, sfiorandole con un dito l'avambraccio. La giovane indossava una camicetta senza maniche che lasciava scoperto il tatuaggio. Le piaceva metterlo in mostra quando usciva in cerca di compagnia. Voleva che gli uomini lo notassero. Lo consideravano eccitante. Se l'era fatto a San Diego, un anno dopo aver ammazzato il padre. «È un serpente a sonagli. Non vedi le zanne?» Impossibile ignorarle. Erano enormi, sproporzionate rispetto alla testa. Da una stillava una goccia di veleno. Lui era un uomo d'affari con un completo elegante, i capelli pettinati all'indietro come quelli del presidente e il pomeriggio libero dal suo merdoso lavoro di passacarte. Era bianco invece che tinto di nero ed era sulla 60ina, quasi il doppio dell'età di Andy, un particolare che ai maschi non interessava. Al tizio sarebbe andata bene anche se avesse avuto 16 anni o persino 8. Le tornò in mente un detto del padre. «Se son capaci di pisciare, son capaci di chiavare». «Certo che lo vedo», aveva replicato l'uomo che in quel momento la sedeva accanto nella sala. «Che cosa significano?» «Magari lo scoprirai. In un altro punto ho un secondo tatuaggio». «Me lo fai vedere?» «Forse. Ti piacciono i film?» Lui aveva aggrottato la fronte. «I film?» «Ti piacerebbe uscire con me, vero?» All'uomo era sembrato di aver capito. In quel posto c'erano altre ragazze e quando parlavano di uscire insieme era chiaro dove intendessero arrivare. Non Andy, però. «Come no, sei molto carina!» «E allora invitami fuori. Voglio un appuntamento vero. Portami al cinema. Al Rialto danno I predatori dell'arca perduta». «In realtà pensavo a quell'alberghetto a 2 isolati da qui, tesoro. Ha una camera con un angolo bar e un balconcino. Che te ne pare?» Andy gli aveva avvicinato le labbra all'orecchio e premuto il seno contro il braccio. «Magari dopo. Prima portami al cinema. Offrimi il biglietto e i popcorn. Il buio mi eccita». Ed eccoli lì, con Harrison Ford che svettava sullo schermo, alto come un grattacielo, con la frusta che schioccava sulla sabbia del deserto. Il vecchio con la conciatura presidenziale le aveva infilato la mano sotto la gonna, ma lei si era premurata di piazzarsi in grembo un contenitore di popcorn, assicurandosi che il suo accompagnatore arrivasse a sfiorarle il pasticcino alla crema, ma non potesse inzupparci le dita. Però il tipo si stava impegnando. Una vera scocciatura, perché Andy voleva gustarsi la fine del film
e scoprire che cosa si nascondesse dentro l'arca perduta. E così... Alle 2 di un pomeriggio feriale la sala era quasi deserta, ma c'erano 3 persone sedute un paio di file dietro Andy Steiner e il suo accompagnatore. 2 uomini, uno piuttosto anziano e l'altro forse sulla 50ina, ma l'apparenza talvolta inganna, con in mezzo una donna di una bellezza sfolgorante. Zigomi alti, occhi grigi, carnagione luminosa. I folti capelli neri erano raccolti con un largo nastro di velluto. Abitualmente portava un cappello, un vecchio cilindro male in arnese. Ma quel giorno l'aveva lasciato sul camper. Non sarebbe stato educato indossarlo in un cinema. Si chiamava Rose O'Hara, ma per il gruppo di nomadi con i quali viaggiava, lei era Rose Cilindro. Il tipo di mezza età era Barry Smith. Pur essendo al 100% di razza bianca, i suoi compagni l'avevano soprannominato Nippo Barry, per via degli occhi leggermente a mandorla. «Attenti, la faccenda si sta facendo interessante», affermò. «Lascia perdere e guarda il film», borbottò il vecchio, nonno Zecca. Era la sua solita scena da burbero, perché anche lui stava osservando la coppia 2 file avanti. «Lo spero bene», rispose Rose. «Non mi pare che la ragazza sprizzi vapore». «Eccola, eccola, eccola», continuò Barry mentre Andy si piegava, avvicinando le labbra all'orecchio del suo cavaliere. Nippo stava ghignando, dimenticandosi quasi della confezione di orsetti di gomma stretta in pugno. «Gliel'ho già visto fare 3 volte ed è sempre uno spasso». L'orecchio del signor Passacarte era coperto di ciuffi ispidi di peli bianchi e incrostato di cerume color cacca, ma Andy non si lasciò intimidire. Voleva andarsene da quella città e lo stato delle sue finanze era pericolosamente vicino al livello di guardia. «Non sei stanco?» sussurrò dentro quell'orifizio nauseabondo. «Non ti andrebbe di fare un sonnellino?» L'uomo abbassò di colpo la testa sul petto, iniziando a russare. Andy si sfilò da sotto la gonna la mano molliccia del tizio e l'appoggiò sul bracciolo della poltrona. Poi iniziò a frugargli dentro la giacca dall'aria costosa. Il portafoglio era nella tasca interna di sinistra. Meno male, non avrebbe dovuto ordinargli di alzare le chiappe lardose. Era rischioso spostarli da addormentati. Aprì il portafoglio, lasciò cadere a terra le carte di credito e passò velocemente in rassegna le immancabili fotografie. Il signor Passacarte su un campo da golf con un gruppo di colleghi obesi quanto lui. Il signor Passacarte con la moglie. Un giovane, giovanissimo signor Passacarte davanti a un abete con i 3 figli, un maschio e 2 femmine. Le bambine indossavano capelli e vestitini da Babbo Natale. Probabilmente non le aveva mai molestate, ma non era da escludere. In ginocchio davanti al padre, si fa per dire, aveva imparato che gli uomini ci provano sempre se sono convinti di farla franca. Nello scomparto delle banconote trovò $200. Aveva sperato in qualcosina di più. Il bar dove si erano incontrati era frequentato da mignotte d'alto bordo rispetto ai locali dell'aeroporto. Comunque niente male per uno spettacolo di mercoledì pomeriggio. E comunque non mancavano certo gli uomini disposti ad accompagnare una ragazza carina al cinema, dove il petting spinto sarebbe stato solo l'antipasto. O almeno così speravano. «Va bene», mormorò Rose, iniziando ad alzarsi. «Mi hai convinto, proviamoci!» Barry l'afferrò per il braccio, trattenendola. «No, aspetta! Guarda, adesso arriva il meglio!» Andy si avvicinò di nuovo a quell'orecchio disgustoso, sussurrando: «Dormi profondamente, il più possibile. Il dolore che sentirai sarà solo un sogno.» Aprì la borsetta, estraendone un coltello con l'impugnatura di madreperla. Era piccolo, ma con la lama affilata come un rasoio. «Che cosa sarà il dolore?» «Solo un sogno», bofonchiò il signor Passacarte con la gola stretta dalla cravatta. «Esatto, dolcezza». Lo circondò con un braccio e gli incise velocemente una doppia V sulla gota destra, bella, paffuta e destinata a diventare una ganascia pendula. Si fermò un attimo ad ammirare la propria opera alla luce tremolante del magico raggio multicolore del proiettore. Poi il sangue iniziò a sgorgare.
L'uomo si sarebbe svegliato con la faccia che gli bruciava come il fuoco, la parte destra dell'elegante giacca inzuppata di rosso, e sarebbe stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso. E come lo spiegherai a tua moglie? Troverai un modo, ne sono certa. Però se non ricorrerai alla chirurgia plastica, vedrai il mio marchio ogni volta che ti guarderai allo specchio. E quando andrai per locali in cerca di avventure, ti ricorderai di essere stato morso da un serpente a sonagli. Uno con la gonna blu e la camicetta bianca senza maniche. Andy ficcò nella borsetta due biglietti da 50 e 5 da 20. La chiuse con uno scatto e fece per alzarsi, quando una mano le calò sulla spalla e una donna le bisbigliò all'orecchio. «Ciao, cara. Vedrai il resto del film un'altra volta. Adesso vieni con noi». La giovane cercò di voltarsi, ma un paio di mani le bloccarono la testa. Da dentro, non da fuori. Una sensazione terribile. E dopo il buio, finché non si ritrovò nell'Earth Chrysler di Rose, in un campeggio disastrato, alla periferia di una città del Midwest. Quando Andy si risvegliò, Rose le offrì una tazza di tè e le parlò a lungo. La ragazza ascoltò tutto quanto, ma la sua attenzione era concentrata sulla donna che l'aveva rapita. Era un vero tipo, per usare un eufemismo. Rose Cilindro era alta circa 1,80, con pantaloni bianchi attillati e il seno sodo strizzato in una maglietta con il logo e lo slogan dell'UNICEF: «Uniti per i bambini». Aveva il volto di una regina imperturbabile, tranquilla e serafica. Aveva sciolto i capelli, che le arrivavano fino a metà schiena. Il malandato cappello che portava in testa era l'unica nota stonata. In ogni caso era la donna più bella che Andy Steiner avesse mai visto. «Capisci che cosa ti sto dicendo? Ti sto dando un'opportunità, Andy, che dovresti valutare con estrema attenzione. Sono passati più di 20 anni dall'ultima volta che ho fatto una proposta simile». «E se non accettassi, che cosa succederebbe? Mi uccidereste rubandomi questo?» Come l'aveva chiamato? «Questo vapore?» Rose sorrise. Aveva le labbra carnose, rosa corallo. Andy, che pure si riteneva assessuata, si chiese che sapore avesse il suo rossetto. «Cara, non ne varrebbe la pena. Ne hai davvero poco e abbastanza scadente. Avrebbe lo stesso sapore della carne di una vecchia mucca coriacea che persino i bifolchi faticano a mangiare». «Bifolchi?» «Lascia perdere, ascoltami. Non ti uccideremo. Se ti rifiuterai, cancelleremo dalla tua mente ogni particolare della nostra piccola conversazione. Ti ritroverai sul ciglio della strada di qualche città dimenticata da Dio, tipo Topeka o Fargo. Senza soldi, documenti o la più pallida idea di come tu ci sia arrivata. L'ultima cosa che ricorderai sarà di essere entrata nel cinema con l'uomo che hai derubato e sfregiato». «Se l'è meritato!» sbottò Andy. Rose si alzò sulla punta dei piedi, stiracchiandosi e sfiorando il tettuccio del camper con i polpastrelli. «Fatti tuoi, bambolina. Non sono il tuo psichiatra». Era senza reggiseno. Andy notò i capezzoli rotondi spostarsi sotto la maglietta come due segni di interpunzione. «Però dovresti riflettere su un particolare. Insieme con i soldi e i documenti, indubbiamente fasulli, ti porteremo via anche il tuo dono. La prossima volta che suggerirai a un uomo di addormentarsi nel buio di una sala, lui ti chiederà di che cazzo stai parlando». La giovane fu percorsa da un brivido di terrore. «Non ci credo». Comunque era ancora vivo il ricordo delle mani che le erano penetrate dentro il cervello, robuste come morse, e capì che la donna sarebbe stata in grado di farlo. Forse avrebbe avuto bisogno di un piccolo aiuto da parte degli amici che vivevano negli altri camper e caravan, attaccati all'Earth Chrysler come tanti porcellini alle mammelle di una scrofa. Però sì, Rose ne sarebbe stata capace. La donna finse di non aver sentito. «Quanti anni hai, cara?» 28. Aveva cominciato a nascondere la sua vera età dopo i 30. Rose la fissò e sorrise in silenzio. Andy si perse per 5 secondi nei suoi stupendi occhi grigi e poi abbassò lo sguardo sui seni morbidi, liberi da costrizioni e senza alcun segno di cedimento. Quando tornò a guardarla si soffermò sulle labbra, quelle meravigliose labbra rosa corallo.
Ne hai 32. Oh, si nota appena. Colpa della vitaccia che hai fatto. Un'esistenza da vagabonda, da fuggiasca. Sei ancora molto carina, però. Rimani a vivere con noi e tra 10 anni ne avrai davvero 28. Impossibile. Rose continuò a sorridere. Tra un secolo sembrerai una 35enne, ma poi grazie al vapore ne avrai di nuovo 28, solo che ti sentirai come se ne avessi 10 in meno. E lo userai spesso, il vapore. Vivere a lungo, restare giovane e nutrirti come si deve. Questa è la mia proposta. Che te ne pare? Troppo bella per essere vera. Tipo quelle pubblicità dove ti offrono un'assicurazione sulla vita per 10 verdoni. Non aveva completamente torto. Rose non le aveva mentito, non ancora, ma le aveva tenuto nascosti alcuni dettagli. Per esempio che talvolta il vapore scarseggiava o che non tutti sopravvivevano al cambiamento. La donna era sicura che Andy ce l'avrebbe fatta. Nocino, il medico improvvisato del vero nodo, le aveva dato ragione, ma non esisteva alcuna certezza. Tu e i tuoi amici vi chiamate... Non sono miei amici, ma la mia famiglia. Siamo il vero nodo. Rose intrecciò le dita davanti alla faccia della giovane. Ciò che è stato legato mai potrà essere sciolto. Vedi di capirlo bene. Andy sapeva già che per una ragazza stuprata era impossibile tornare quella di prima e colse perfettamente il senso della frase. Ho un'altra scelta. La donna alzò le spalle. Nessuna, cara, a parte quelle pessime. Però è meglio se lo desideri. Facilita il cambiamento. Questo cambiamento fa male? Rose tornò a sorridere pronunciando la prima bugia. Neanche un po'. Una sera d'estate nei sobborghi di una città del Midwest. Da qualche parte la gente stava guardando Harrison Ford schioccare la sua frusta. Da qualche parte il presidente attore stava sicuramente sfoderando il suo sorriso infingardo. Lì nel campeggio Andy Steiner era distesa su una sedia a sdraio da supermercato, illuminata a giorno dai fanali dell'Earth Chrysler e di un Winnebago. Rose le aveva spiegato che il vero nodo possedeva parecchie aree di sosta, ma non quella dove si trovavano. In ogni caso il loro uomo di fiducia era in grado di affittare per una miseria posti simili, quasi sempre sull'orlo della bancarotta. L'America stava attraversando un periodo di forte recessione, ma per il nodo i soldi non erano un problema. «E chi sarebbe questo uomo di fiducia?» aveva chiesto Andy. «Oh, uno in gamba!» aveva risposto Rose con un sorriso. «In grado di incantare chiunque!» Lo conoscerai presto. È il tuo tipo speciale? La donna aveva reagito con una risata, accarezzandole la guancia. Il tocco delle sue unghie aveva provocato in Andy un brivido di eccitazione, facendole sentire le farfalle nello stomaco. Assurdo, ma innegabile. Hai un briciolo di Shining, vero cara? Credo che te la caverai alla grande. Forse era vero, ma mentre era sdraiata lì, la giovane non si sentiva più eccitata, solo spaventata. Articoli di giornale le attraversarono veloci la mente, su cadaveri trovati dentro i fossi, in radure tra i boschi, in fondo a vecchi pozzi asciutti. Cadaveri di donne e ragazze quasi sempre. Non era Rosa a terrorizzarla, non esattamente, e lì c'erano altre donne, ma pure uomini. Rose le si inginocchiò di fianco. Il bagliore accecante dei fari avrebbe dovuto trasformarle il volto in una maschera arcigna in bianco e nero, ma era il vero contrario, la rendeva solo più bella. Accarezzò di nuovo la guancia di Andy. «Tranquilla, tranquilla». Si girò verso una compagna, una tipa pallida e carina che lei chiamava Zittina Serey, e annuì. L'altra ricambiò il cenno, entrando nel gigantesco camper di Rose. Nel frattempo il resto del nodo iniziò a disporsi in cerchio intorno allo sdraio. Alla ragazza non piacque per niente, sembrava che si stessero preparando a un sacrificio. «Tranquilla, presto sarai una di noi, Andy, una parte di noi. A meno che non sfumi via», pensò Rose. «In tal caso bruceremo i tuoi vestiti nell'inceneritore dietro i gabinetti chimici e domani ci sposteremo. D'altronde chi non risica non rosica». Però si augurava di no.
Quella ragazza le piaceva e una nuova recluta promettente le sarebbe tornata utile. Sari tornò con una lattina di metallo simile a un thermos. La passò a Rose, che tolse il tappo rosso, scoprendo un beccuccio e una piccola valvola. Andy pensò che somigliava a una bomboletta di insetticida senza etichetta. Avrebbe voluto schizzare via dalla sedia e scappare a gambe levate, ma poi si ricordò della sala buia, delle mani che le erano penetrate dentro il cervello bloccandola sul posto. «Nonno Zecca, ti va di condurre la cerimonia?» domandò Rose. «Con piacere!» Era il vecchio del cinema. Aveva un paio di bermuda rosa extra large, calze bianche che gli coprivano gli stinchi ossuti fino alle ginocchia e sandali infradito di cuoio. Secondo Andy, somigliava a nonno Zebulon di una famiglia americana dopo un paio d'anni in un campo di concentramento. Zecca alzò le braccia, imitato dagli altri. Riuniti in circolo, sotto i fasci incrociati dei fari, sembravano tante strane bamboline di carta. «Noi siamo il vero nodo», esordì. La voce che gli usciva dal petto incavato non tremava più, ma riecheggiava forte e profonda come quella di un uomo molto più giovane. «Noi siamo il vero nodo. Noi siamo il vero nodo. Ciò che è stato legato mai potrà essere sciolto. Ciò che è stato legato mai potrà essere sciolto. Questa ragazza si unirà a noi? Legherà la sua vita alla nostra diventando parte della famiglia?» «Rispondi di sì», le suggerì Rose. Sì, balbettò Andy. Il cuore le sussultava impazzito. La donna girò la valvola del contenitore. Con un sibilo sottile e sforzato, ne uscì una nuvoletta di nebbia argentea. Invece di dissolversi nella lieve brezza della sera, continuò ad aleggiare sulla bombola finché Rose non si chinò in avanti, corrugando le splendide labbra rosa corallo e soffiando con delicatezza. Lo sbuffo luccicante, simile a un fumetto senza parole, scivolò nell'aria fino a fermarsi sopra gli occhi sgranati di Andy e il suo volto all'insù. «Noi siamo il vero nodo ed esisteremo per sempre!» «Sabata Hanti!» risposero gli altri. La nebbiolina iniziò a scendere con estrema lentezza. «Noi siamo i prescelti!» «Lozan Hanti!» «Inspira a fondo!» disse Rose, baciando dolcemente Andy sulla guancia. «Ci rivedremo dall'altra parte. Forse.» «Noi siamo i fortunati!» «Kahanna risone Hanti!» Poi tutti insieme. «Noi siamo il vero nodo ed esisteremo per sempre!» Andy non sentì più il resto. Lo sbuffo argenteo le calò sul viso. Era freddo, gelido. Quando respirò, la nebbia sembrò rianimarsi misteriosamente dentro di lei con un urlo. Era un bambino fatto di vapore, un maschio o una femmina, che lottava per fuggire mentre qualcuno lo stava tagliuzzando. Era Rosa a farlo, con gli altri riuniti intorno, in un nodo, armati di una decina di torce elettriche per illuminare un omicidio al rallentatore. Andy cercò di alzarsi di scatto dalla sedia a sdraio, ma non si sentiva più il corpo. Era sparito. Al suo posto un concentrato di dolore in forma umana, il proprio dolore e quello del bambino. «Accettalo!» Il pensiero arrivò come un panno fresco appoggiato sulla ferita bruciante in cui il suo corpo si era trasformato. «È l'unica via per uscirne.» «Non posso. È tutta la vita che scappo da questa sofferenza.» «Forse, ma adesso non hai più scampo. Accettalo, ingoialo, succhi al vapore o muori.» Il nodo teneva le braccia alzate, osservando attento e cantilenando le antiche parole «Sabata Hanti», «Lozam Hanti», «Kahanna Risone Hanti». Il seno di Andy Steiner sparì sotto la camicetta, la sua gonna si rattrappì come in un broncio, il volto diventò di vetro opalescente, rimasero gli occhi a galleggiare come due palloncini appesi a filamenti di nervi diafani. «Ma anche loro spariranno», pensò Nocino. «La ragazza non è abbastanza forte, credevo lo fosse, ma mi sbagliavo. Magari ritornerà un paio di volte, ma poi sfumerà via per sempre, resteranno solo i vestiti.» Cercò di ricordarsi del proprio cambiamento, ma gli venne in mente solo che c'era la luna piena e un falò al posto dei fanali.
un fuoco, i nitriti dei cavalli e il dolore. Ma quello si poteva davvero ricordare? No, pensava di no. Sapevi che esisteva, che ne avevi sofferto, ma non era lo stesso. La faccia di Andy si ripresentò di colpo, come il volto di uno spettro sopra il tavolino di una medium. Le curve riapparvero sotto la camicia, la gonna si sollevò al ritorno dei fianchi e delle cosce. Le sfuggì un grido di pura agonia. «Noi siamo il vero nodo ed esisteremo per sempre!» Proseguirono a salmodiare sotto i fasci incrociati dei fari. «Sabata Hunty, noi siamo i prescelti! Lozan Hunty, noi siamo i fortunati! Kahanna Risone Hunty!» Avrebbero continuato fino alla fine. In ogni caso, non ci sarebbe voluto molto. Andy iniziò di nuovo a svanire. La carne si fece di vetro opaco, attraverso il quale il nodo osservò lo scheletro e il teschio ghignante, con qualche otturazione in amalgama d'argento. I suoi occhi senza corpo rateavano impazziti in orbite che erano sparite. Continuava a urlare, ma il suono era diventato una flebile eco, quasi provenisse da una stanza molto distante. Rose pensò che si sarebbe arresa, come succedeva sempre quando la sofferenza diventava eccessiva, ma la giovane era un osso duro. Continuava a tornare e a urlare. Non appena le riapparvero le dita, strinse con folle disperazione le mani di Rose, senza mollarla. La donna si piegò in avanti, quasi senza accorgersi del dolore. «So che cosa vuoi, bambolina. Torna tra noi una volta per tutte e potrai averlo». Avvicinò la bocca alla sua, accarezzandole con la lingua il labbro superiore finché non evaporò in uno sbuffo di nebbia. Restarono gli occhi, fissi, su Rose. «Sabata Hunty, Lozan Hunty, Kahanna Risone Hunty!» Andy ricomparve, con i tratti del viso a riempire il vuoto intorno alle pupille agonizzanti e sbarrate. Il resto del corpo seguì poco dopo. Per una frazione di secondo Rose riuscì a scorgere le ossa del braccio, quelle delle dita che la stringevano finché la carne non tornò a ricoprirle. La baciò di nuovo. Nonostante l'agonia, la giovane la ricambiò e la donna le soffiò in gola la sua essenza vitale. Non deve andarsene, e io ottengo sempre ciò che voglio. Andy ricominciò a dissolversi lentamente, ma Rose sentiva che cercava di opporsi, di averla vinta, di assorbire e di non allontanare la forza dirompente che lei le aveva insufflato dentro la bocca e i polmoni, di nutrirsi per la prima volta del vapore. Il membro più recente del vero nodo trascorse la notte nel letto di Rose O'Hara e per la prima volta nella sua vita scoprì che il sesso non era solo sofferenza e orrore. La gola le bruciava ancora dopo le urla sulla sedia a sdraio, ma gridò di nuovo mentre quella sensazione inedita si impadroniva del suo corpo, rendendolo di nuovo impalpabile ed evanescente, un piacere che la ripagava del dolore del cambiamento. «Urla finché vuoi», commentò Rose, alzando appena lo sguardo mentre armeggiava tra le cosce di Andy. «Là fuori ne hanno sentite di tutte, di belle e di brutte. Il sesso è sempre così!» In tal caso, che cosa si era persa? Quel figlio di puttana di suo padre le aveva rubato un vero tesoro e poi la gente aveva il coraggio di chiamare lei ladra! «Lo è per noi dopo che ci siamo nutriti di vapore. Non devi sapere altro!» Riabbassò lo sguardo e riprese da dove si era interrotta. Appena prima di mezzanotte, Charlie Chip e Baba la Rossa erano seduti sul primo gradino del bonder di Chip, occupati a passarsi una canna e a guardare la luna. Dall'Elf Kreiser di Rose arrivarono altre grida. I due si scambiarono un'occhiata sogghignando. «Pare che qualcuno se la stia spassando», osservò Baba. «E perché non dovrebbe?» fece Charlie. Andy si svegliò con la luce dell'alba e la testa morbidamente appoggiata sul seno di Rose. Si sentiva completamente diversa e tuttavia sempre la stessa. Sollevò il capo e si accorse che la donna la fissava con i suoi stupendi occhi grigi. «Mi hai salvata. Mi hai riportata indietro. Non ce l'avrei mai fatta da sola. Sei stata tu a venire. In tutti i sensi, bambolina.
Quello che è successo dopo tra noi due non capiterà più. Rose scosse la testa con un sorriso. No, in fondo va bene così. Non si può migliorare la perfezione e poi oggi tornerà il mio uomo. Come si chiama? Per i bifolchi Henry Rothman, per noi del vero nodo Papà Corvo. Lo ami, vero? La donna strinse Andy e la baciò, ma non rispose. Rose. Sì? Non sono più un essere umano. La risposta fu la stessa che Dick Halloran aveva dato al piccolo Danny Torrance con il medesimo tono gelido. Ti dispiacerebbe? Andy decise di no. Si sentiva a casa.